Buona giornata cari amici, eccoci qui con la prima edizione della rassegna stampa di oggi 22 gennaio 2018. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. 'Ndrangheta, il pentito e i segreti dell'omicidio Schimizzi. Voleva rottamare i boss anziani, ucciso dallo zio. Un conflitto generazionale all'interno della cosca Tegano, uno scontro tra nuovi boss emergenti e vecchi custodi delle regole. C'è questo dietro a uno dei casi di rupara bianca più misteriosi degli ultimi anni. Il collaboratore di giustizia, dice Paolo, non si spaventava di niente, voleva le redini del potere. Disse allo zio: vai a dormire che hai 90 anni. Lo zio prese la pistola e sparò. Meraviglia, la provincia di Belluno contro Alberto Angela. Le Dolomiti le abbiamo anche noi. Il programma di Rai 1 ha fatto tappa sulle famose montagne, ma senza passare dal Veneto. La rabbia del presidente della provincia. In molti sostengono che Angela abbia citato solo il Trentino Alto Adige perché ha pagato. Io non voglio credere che sia così. Lo ha detto al Corriere delle Alpi. Se si tratta di disinformazione, sarebbe meglio che qualcuno rimediasse. Cina, la grande marcia verso un ambiente più pulito. Ora Pechino è il primo produttore al mondo di energia solare. Energie pulite, politiche e tecnologie per l'ambiente hanno contribuito nel 2017 alla crescita del 6,9% del PIL cinese. Per la prima volta dopo 7 anni, un forte segnale di ripresa dovuto soprattutto agli investimenti in questi settori. Già da un paio di anni il paese sta cambiando rotta, infatti, come dimostra il recente lancio sul mercato del carbonio, un sistema di scambio delle emissioni di CO2 che al momento riguarderà solo il settore dell'energia elettrica. Fiumicino, contanti nascosti in scatole di cioccolatini o nei tacchi, sequestrati oltre 14 milioni di euro nel 2017. I risultati dell'operazione denominata New Start hanno portato alla luce un vero fiume di denaro che dall'Italia viene trasferito illegalmente in Asia, Africa e Medio Oriente soprattutto. Campagna elettorale 2018, se i politici parlano solo ai pensionati. Le pensioni sono uno dei temi caldi della campagna elettorale. Tutte le forze politiche avanzano proposte di riforme e controriforme, specie sul nodo dell'età pensionabile, offrendo coperture spesso fantasiose. Nessuno invece si preoccupa dei giovani. Bene, cari amici, con questo è tutto. Vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Saiuz e Pianeta Oggi TV. Buon proseguimento con i nostri programmi.